Buonasera a tutti amici. Sì, la location non è un caso. La location di stasera serve per celebrare un fine settimana di merda. Di merda in cui la Roma vince contro di noi, la Lazio vince, l'Atalanta vince, il Napoli vince, il Milan vince e la Juve vince. Un plan, all in, gran bel fine settimana per noi interisti, veramente bene. Ma parlando della partita di stasera, Juventus 3, Bologna 0. Vittoria netta, limpida e meritata, e credo che sia una vittoria di cui aveva disperatamente bisogno la squadra e l'ambiente juventino, proprio di una vittoria di questo tipo, cioè una vittoria netta, una vittoria tranquilla, una vittoria dove non sei stato mai in affanno e sei stato sempre in controllo della partita. Tra l'altro stasera comunque sono arrivate diverse notizie positive da parte della Juventus. Innanzitutto Vlahovic che torna al gol dopo alcune partite dove non solo non aveva segnato, ma era stato totalmente assente, così come tutta la squadra. Kostic che sigla il suo primo gol con la maglia della Juventus, e quindi primo gol in Serie A, ma soprattutto, e va solo sottolineato questo terzo punto, Milik si conferma il miglior giocatore della Juventus per rendimento, almeno fino a questo momento. Stasera ha fatto un grandissimo gol di pregevole fattura. Io credo che questo calciatore sia stato un tantino sottovalutato, ma secondo me, per quello che ho visto e per quello che vedo, non solo è stato il miglior acquisto della campagna estiva della Juventus, almeno finora, ma è il giocatore con il rendimento migliore della Juventus, motivo per cui Allegri non lo sta relegando al semplice ruolo per cui era stato acquistato, ossia fare il vice Vlahovic, ma spesso e volentieri lo sta mettendo in coppia con Vlahovic, proprio perché lo sta meritando. Poi è chiaro che quando tornerà a Chiesa le cose cambieranno, perché Chiesa necessariamente dovrà giocare, perché è un giocatore che comunque ti salta l'uomo, è un giocatore che se sta in giornata può fare la differenza, per cui in quel caso dovrà essere bravo Allegri a trovare la sistemazione per Chiesa, per Milik e per Vlahovic. Ma credo che non sia poi un grosso problema, perché Milik è vero che è un centravanti, ma può fare anche il rifinitore, perché è dotato anche di un'ottima tecnica. Magari come esterno sinistro non lo so se quello lo può fare, non lo vedo, ma un tipo alla Chiesa, nel senso che Chiesa è un giocatore totalmente diverso, che esprime il suo gioco sulla velocità, sul dribbling, insomma altre caratteristiche, però quello poi sarà un fattore che si vedrà appunto al ritorno di Chiesa. Per il resto, partita su cui non c'è molto da discutere, non c'è molto da dire. Una Juve che onestamente, chiaramente sono arrivate queste buone notizie, ma non credo che questa sia la partita che faccia dormire sonni tranquilli. Non credo che sia la partita che risolva tutti i problemi di cui si parla in tema Juve, perché bisogna sempre considerare che comunque era un avversario che è tra quelli più in crisi che ci sono in Serie A, che ha già cambiato allenatore, quindi oggi la Juve doveva necessariamente vincere. Qualcuno potrà dire: Gianluca, va bene, ma anche la Salernitana e il Monza non erano delle grandi squadre. E infatti comunque questo è un passo in avanti. Comunque vincere e convincere non è mai facile, soprattutto se vieni da un periodo nero, da un periodo difficile, quindi queste sono sicuramente partite che ti possono dare un pochettino di fiducia, quello sicuramente. Per il resto l'ho detto, Juve sempre in controllo, mai in affanno, e non c'è molto altro da dire. I serbi, vittoria all'insegna dei serbi, con Kostic e Vlahovic che vanno a segno, per cui danno continuità all'ottima prestazione che hanno fatto in nazionale con la Serbia,
niente, alla fine questo è quanto, veramente non c'è nient'altro da dire. Ci vediamo domani per il video sull'Inter, perché domani, signori miei, è già la vigilia di Inter-Barcellona, che per chi non lo sapesse è già una partita cruciale, cioè quella di martedì è la partita più importante del girone dell'Inter. Qualcuno potrà dire: Gianluca, ma che speranze abbiamo, ormai siamo finiti, siamo cotti, il Barcellona ci divorerà. Diciamo che guardando il nostro momento dovrebbe essere così, però ne parliamo in un video domani, perché domani ho delle cose da dire sulla vigilia di Inter-Barcellona e ho una cosa in particolare da dire su Simoncino Inzaghi, perché oggi pomeriggio ho fatto un video, però ho omesso una cosa, ho dimenticato di dire una cosa che la dirò nel video di domani. Quindi vi saluto, vi auguro una buona notte, Juventus 3, Bologna 0, e volevo dire l'ultima cosa, cari tifosi interisti, se non ve ne siete accorti, con questa vittoria ci ha superato anche la Juventus. Ho detto tutto. Ciao!